siamo venuti al Teatro Alfieri perché abbiamo un altro bello spettacolo da proporvi, che è La Faccia Vostra. Cosa succede in questo spettacolo? Allora, abbiamo uno scrittore importante, di una certa fama, ma tu lo sai già, non ce lo stai chiedendo. Mi dovete aiutare a introdurre la scena. Quindi, all'interno del suo appartamento, questo importante scrittore ha un infarto di cuore e abbiamo una serie di personaggi che iniziano ad andare sul capezzale. Chi va al capezzale dello scrittore? Cosa succede? Intanto si precipitano tutti i parenti più prossimi. Cioè, io ho sposato la figlia di questo signore ricchissimo, che si chiama Vanessa, che è una ragazza molto ingenua, molto tutto sommato innamorata del padre, ma io sono molto interessato invece, perché io sono un gaglioffo che ha sempre qualche problema economico di varia natura e devo risolverli, e spero di poterli risolvere un giorno quando mia moglie erediterà questa fortuna. E quindi è arrivato il momento. E quindi, guarda che bella notizia, che è morto il suocero. Esatto, è morto il suocero, quindi ormai si risolvono tutti i problemi. In realtà questo signore vive con una... intanto ha una moglie che è Deborah Caprioglio, bellissima e giovanissima, moglie, la seconda, se non la terza, la seconda, sicuramente la seconda, e che però, data la grande differenza di età, fa un po' la sua vita, gliela lascia fare, quindi si presume che lei è partita soltanto il giorno precedente della morte per farsi le sue belle vacanze con un amico, un compagno, un amante, quello che è. E sorpresa dalla morte così repentina del marito, si precipita pure lei. Quindi arrivano questi signori e arriva pure il vicino di casa. Il dottore. Il dottore che non ha alcun interesse, non è il medico di famiglia, è uno che ha delle mire su quell'appartamento bellissimo, molto simile al suo, ma molto più grande, perché lui nel suo studio medico deve fare. Secondo me è un bello studio. Ricevere. Esatto, Antonella, tu invece che personaggio hai all'interno dello spettacolo? Io sono la governante, invece, la fedele governante. L'unica Luisa, che ama veramente lo scrittore. Luisa, sì, alla fine è l'unica veramente, voglio dire, affezionata a questo scrittore, quindi che ce l'ha un po' con tutti, perché ovviamente conosce le loro mire o comunque li ha sentiti, no? Quindi diciamo non gli sono molto simpatici questi parenti, per niente simpatici. Cioè, non li ho mai visti così spesso. Esatto, non li ho mai visti così spesso, qua lei si trattano malissimo con lei. Noi ci odiamo cordialmente. Proprio, si odiano proprio cordialmente, quindi l'unica insomma affezionata e fedele a questo, diciamo una buona, gli altri sono cattivissimi. Rispecchia un po' una delle realtà, diciamo, anche italiane, non solo. È ovvio che in questo caso viene esasperata. Perché immagino che sia trasferata come situazione. Debora. Ah, parlavi con me? No, me ne era scelta. Beh, sì, diciamo che il pubblico si diverte a vedere questa commedia perché in qualche modo sono dei luoghi comuni, che non dovrebbe essere così, ma è così anche nella vita. Ci sono purtroppo, ahimè, parenti che quando c'è il decurius si interessano subito all'eredità. Sta anche nelle cronache a volte di grandi eredità che, insomma, che sono frutto sempre di litigi tra le famiglie. Qui noi, questa non è una commedia buonista, noi siamo tutti molto, a parte appunto la governante Luisa, però insomma siamo tutti molto cinici e molto cattivi, simpatici però cinici, e quindi è proprio una parte della vita che parla appunto del denaro, che ci rende a volte inumani, disumani, come dice già Franco poi nel suo monologo. Quindi diciamo che questo lutto si trasforma un po' in una transazione finanziaria, una transazione economica, sì. Dove tutti cercano di avere sempre di più. Infatti abbiamo il banchiere, c'è un personaggio che è il banchiere, fatto da bravissimo Roberto D'Alessandro, che è l'amico che mi dovrà portare, perché io sono in un grave ambascio, ho bisogno di trovare 2 milioni immediatamente di euro, quindi una cifra enorme. Così facile da trovare. Però il fatto che sia morto mio suocero, che pare che sia ricchissimo, si parla di cifre iperboliche, costituirà una grossa garanzia per questo amico mio, questa banca che comunque dovrà prestarmi questi pochi sospiccioli. E allora arriva anche questo banchiere, questo funzionario importante della banca, a portarmi dei documenti per farmi rifirmare, cioè, tutto molto concitato, perché la commedia ha tantissimi pregi, però uno intanto quello della scrittura, perché Pierre Chenot è un uomo di teatro a tutto tondo, davvero ha scritto delle cose molto belle, c'è cioè una bella scrittura proprio drammaturgicamente,
c'è un giallo, perché non si capisce bene se questo morto è morto subito, non è morto, che cosa ha fatto mentre non era morto, a un certo punto non lo si trova più dove l'avevamo lasciato, quindi il pubblico partecipa insieme a noi, a tutti i personaggi della commedia, a questo giallo vero e proprio. Poi è uno spaccato della società, perché tutti noi, intanto chi non ha sognato di avere uno zio d'America che ti, fa, che ti salva la vita, cioè tutti noi, tutti, a tutti i livelli, quelli ricchi e quelli... E il denaro ci corrompe, perché col denaro si possono fare, lo sappiamo bene, cose meravigliose. Chi ha tanto denaro ed è generoso può costruire ospedali, può donare soldi per la ricerca sul cancro o per allungare la vita a tutti noi, che è un grande sogno. Può fare del bene vero, può aiutare gli artisti, può, i mecenati, il mecenatismo, la generosità. Ma con i soldi si possono fare, comprare le armi, fare le guerre, fare cose schifose. E tutti noi nei confronti del denaro abbiamo rapporti diversi a seconda della nostra natura intima, ma poi dobbiamo fare i nostri conti con il denaro, per pagare le bollette, a avere una vita agiata. Il denaro ci rende un po' arroganti se ne abbiamo tanto, ci rende vigliacchi se ne abbiamo poco, perché abbiamo voglia di far studiare i nostri figli, di fare un regalino a nostra moglie, una collana, una cosa. Se non abbiamo i soldi nemmeno per mantenere la dignità, diventiamo vigliacchi, diventiamo soggetti, siamo ricattabili. Quindi il denaro ci si parla di queste cose che tutti, e per questo credo di poter dire anche a nome dei miei amatissimi colleghi che il successo di questa commedia è dovuto soprattutto al fatto che gli attori devono essere bravi, ma questo è l'ABC. Gli attori non solo sono bravi, sono bravissimi, veramente bravissimi, credetemi, sono veramente circondato da attori di primissimo livello. Ma c'è una cosa che affascina il pubblico, che è un argomento con il quale facciamo i conti quotidianamente. Anche questo essere cambiati o comunque avere modificati nel carattere da questo dover fare i conti col denaro, col vile denaro. Però comunque è uno spettacolo divertente. Assolutamente, si muore la re, per fortuna. Si esorcizza, come dicevi tu, si parla di morte, ma per esorcizzarla, perché si parla della morte del defunto, ma se ne parla in termini... le cose con le quali è più facile scherzare sono appunto i funerali, e qua si parla di morte, ma per esorcizzarla la morte, perché proprio sono tutti talmente attaccati alla vita che, e quindi è spassosissima la commedia, è piena di colpi di scena. Voi avete cominciato da pochissimo, quindi per avere le prossime date, perché comunque ci vedo da tutta Italia, dove possiamo invitare i nostri amici a collegarsi, a cercare un sito web, una pagina Facebook. Intanto andiamo a Conegliano, quindi in Veneto, già dal 24, siamo in zona Treviso. Poi andiamo nel Molise, andiamo a Isernia, andiamo ad Agnone, andiamo in Pare a Campobasso, insomma, poi c'è la Puglia. Quindi poi c'è Milano tutto il mese di marzo, insomma giriamo abbastanza, e lo dico, insomma, un complimento, parlavo, avete capito quanto sia orgoglioso dei miei compagni di lavoro. Con Antonella Piccolo abbiamo lavorato anche l'anno scorso, Deborah ed io, che volevamo lavorare insieme da una vita, e Antonella è una colonna portante, lo è stata di quello spettacolo precedente che era Lei è ricca, la sposa l'ammazza, lo è anche e soprattutto in questa, perché veramente tutto ruota intorno a lei. Ma credetemi, lo dico con una punta d'orgoglio, avete capito, ma insomma gli attori sono di primissimo livello. E poi il fatto che uno dei complimenti più belli che ci hanno fatti qui a Torino è che la compagnia sembrava appunto affiatatissima da chissà quanto tempo. C'è un nucleo centrale affiatato perché ci conosciamo bene, ma gli altri tre innesti non potevamo sperare che già da subito fossero così partecipi, così reattivi. È andata bene, ne siamo contenti, e ringrazio soprattutto l'affettuosissimo pubblico torinese. Io vi ringrazio e in bocca al lupo per stasera. Grazie per avermi dato lo spettacolo. Grazie, davvero. Grazie stasera? Spero di divertirvi, spero che vi divertiate. Grazie tante. Grazie.